You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. Ragazzi, oggi partiamo con una puntata molto speciale qui a Salerno, la Marina De Recchi, con lei, con Anna Cannavacciuolo, che innanzitutto è mia amica. E questa è la cosa più bella, di tutto, perché sì, ovviamente sono a casa tua oggi, ci conosciamo da anni, io ti stimo da anni, speriamo che è reciproca. Però insomma, Anna, siccome tu sei la direttrice di questa struttura veramente mega galattica, è importante, sì, ed è bellissimo vedere una donna che è un luogo di potere, perché poi alla fine è grande responsabilità, ti chiedo gentilmente di spiegarci quando è nata la Marina De Recchi e quanti anni ci sta e quanto è, diciamo, impegnativo da dirigere. Cara Gilla, quest'anno è stato un anno un po' complesso per tutti quanti, però devo dire che Marina De Recchi ha rappresentato molto bene anche quella che è l'attività fisica, perché siamo stati qui a Marina De Recchi e abbiamo potuto, nonostante il Covid, riuscire ad avere la possibilità di praticare tanto sport. Non a caso mi hai chiesto Marina De Recchi, perché Marina De Recchi, le donne. Io quest'anno ho tenuto un discorso a Torino, perché faccio parte di un gruppo di donne imprenditrici, a Ida, e ho spiegato esattamente Marina De Recchi che cos'è. Marina De Recchi è frutto della passione, perché senza la passione non avremmo potuto realizzare quest'opera. È frutto della volontà e della tenacia con la quale abbiamo dovuto affrontare una serie di ostacoli e difficoltà e di procedure amministrative, e di 10 anni di procedure amministrative e solo 21 mesi per realizzare quest'opera. Quindi questo fa capire che la tenacia, la perseveranza e la voglia di fare, se c'è, si può fare tutto. Di fatto a Salerno non esisteva un porto turistico, esiste solo il porto commerciale, e dare un senso di appartenenza alla città, che in qualche maniera potesse avere un qualcosa di bello, di particolare, dove in effetti tutto ruota intorno ai servizi, alle attività, è stato veramente molto 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 importante. Noi siamo in un punto molto strategico, al centro tra la costiera amalfitana e la costiera cilentana, quindi in pratica abbiamo, dipende anche dall'imbarcazione, siamo a poche miglia ovviamente dalla costiera amalfitana, proprio perché ce l'abbiamo, come potrai vedere anche come sfondo, proprio alla nostra destra. Alla nostra sinistra invece possiamo vedere il Cilento, quindi dal punto di vista delle mete turistiche possiamo andare sia a nord che a sud. Adesso siamo qui a Salerno, sono super contenta che sono con il signor Raffaele Liguori, di una realtà molto particolare, la casa edificio unica, ed è unica veramente, perché non è una solito casa edificio, è vero? È vero Gil. Partiamo dal caseificio biologico e quindi uniamo il tuo settore, che è quello del fitness, del star bene con il corpo. E quindi una cosa che deve venire sì dalla mente, ma anche da quello che mangiamo a tavola. Siamo partiti da questo discorso, quindi abbiamo creato una struttura che faccia dei prodotti esclusivamente biologici, ed in più in ambito urbano, però ricreando un settore naturalistico quasi di campagna. Da lì poi abbiamo inserito tutta una serie, anche a parte i prodotti, ma anche una serie di attività, quindi partiamo dallo yoga, da passeggiate su in collina verso la città di Salerno, per far tornare le persone un attimo alla natura che in città un poco viene persa. Allora siamo qui anche per fare un'altra domanda, è una domanda molto importante, perché la latte di bufala ha delle proprietà organolettiche molto importanti, è diverso dal latte vaccino. Ci puoi spiegare un po' le proprietà, diciamo, benefiche del latte di bufala? Certamente. Sia il latte che la carne della bufala hanno una percentuale di grassi rispetto a quello vaccino buoni, diciamo, che quindi la rendono più adattabile agli organismi, alla digeribilità per chi ha intolleranze al lattosio oppure chi ha problemi di colesterolo. Quindi un allevamento di bufale fatto biologico
crea dei prodotti che sono a molto più ampio spettro rispetto al vaccino intensivo sicuramente. Sito è caseificiounica.it, è Unica Bio su tutti i social, vendiamo praticamente la totalità effettivamente del nostro prodotto al banco, quindi sia i vini che le mozzarelle che tutti i prodotti particolari che produciamo sono venduti tutti quanti al banco lì al caseificio. Vi aspettiamo da Unica per mangiare e bere bene e soprattutto qualcosa di diverso. Adesso ragazzi sono qui sempre alla Marina di Arecchi con Paolo Morretta di BeFit, una boutique, una palestra veramente che accudisce i suoi clienti in modo molto singolare. Allora, ci puoi parlare della vostra BeFit, di quanti anni ha, di come nasce, insomma un po' della vostra realtà? Ma la realtà BeFit nasce a Salerno nel 2005 e come una realtà di palestra collegata al concetto di benessere, quindi non più soltanto semplicemente palestra dove si fa allenamento, ma un luogo dove l'utente, che noi chiamiamo socio perché diventa un nostro socio, cura il suo benessere del corpo e benessere della mente. Io ho avuto l'onore di essere ospitata per fare dei masterclass alla vostra struttura. Ho visto che voi avete anche la piscina dentro la struttura, che è bellissima, per fare acqua gym. Quanto è importante anche la piscina per completare l'offerta ai vostri clienti? Ma la piscina è fondamentale perché sappiamo bene che con l'acquaticità si permette di poter fare attività fisica anche alle persone che magari hanno delle problematiche dal punto di vista muscolare o scheletrico, e pertanto si permette il recupero alle persone che provengono da un infortunio e hanno quindi la necessità di fare movimento in acquaticità, o persone come ero anche io, sovrappeso, che non possono andare a caricare molto sulla struttura muscolare e quindi poter fare acqua gym in tranquillità. Anche un'altra cosa, quanto è importante lo sport? Perché parliamo adesso agli antisportivi, le persone che stanno là fuori, che non sono mai entrate in palestra, che magari ci vedono come fissati, no? Noi della palestra siamo fissati, ma una bella fissazione ragazzi, una fissazione che vuol dire vita, vitalità, anche salute, perché ovviamente che se riusciamo a aiutarci muscolarmente anche con il metabolismo vuol dire vita, però facciamo un inno agli antisportivi perché dovrebbero venire in palestra. Beh, utilizzo quello che dicevano gli antichi romani, mens sana in corpore sano. Lì dove c'è un corpo sano, che non vuol dire muscoloso o palestrato come si dice in gergo, ma un corpo che sia armonico, che stia bene, che faccia attività, ne beneficia anche la mente, ne beneficia anche lo spirito. E riprendere l'attività fisica dopo questo lockdown non significa soltanto riprendersi muscolarmente, ma significa riprendere vita sociale, significa iniziare a dare nuova energia e nuova vitalità alla nostra persona. In questo momento c'è l'allenamento in sala, quello che possiamo permettere è quello in sala con i pesi, con ovviamente gli ingressi in sicurezza e contingentati secondo il protocollo, e poi invece stiamo offrendo tutta una serie di allenamenti che facciamo all'aperto grazie anche alla disponibilità della Marina di Arechi, con cui abbiamo una collaborazione da anni, permettiamo ai nostri clienti di poter fare appunto i corsi all'aperto, così da evitare ogni rischio di contagio.
lo sport unisce e lo sport insegna le regole. Questa è una cosa che io credo molto, molto profondamente. Lo sport ti insegna anche a perdere, anche a migliorarti perché hai perso, a impegnarti per raggiungere un altro meta. E noi facciamo sport in tutte le discipline legate all'acqua, quindi nuoto, pallanuoto, nuoto per salvamento. Promuoviamo lo sport. Noi per esempio abbiamo tutti gli atleti della nostra società sportiva che attraverso lo sport hanno avuto il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle autorità, la voglia di fare, il sacrificio, che poi si sono laureati, sono professionisti affermati. Perché lo sport a livello agonistico, anche non agonistico, diciamo anche semplicemente a livello amatoriale, aiuta gli ansie, aiuta a superare se stessi, aiuta a superare le paure. Assolutamente sì, tirare il meglio di sé, ma anche soprattutto negli sport di squadra condividere i momenti difficili, nel senso che poi non c'è la competizione in senso assoluto, ma anche la condivisione e aiutarsi l'uno con l'altro. Quindi lo sport è anche questo, insegna anche ad aiutare il prossimo. Allora, noi siamo presenti a Salerno, gestiamo la piscina Nicodemi, che sta al centro della città, il nostro sito www.arenantesnuotosalerno.it, e vi aspettiamo per fare sport, per farlo sempre in maniera sana e per poter crescere insieme. Grazie. Ciao ragazzi, siamo a Marina di Arechi qui a Salerno, sono super contenta perché viaggiando tutta l'Italia stiamo scoprendo delle realtà molto importanti per il benessere, per lo sport e per anche diciamo l'impegno sociale. Io sono qui con Cristina Di Perna che sta Mano nella Mano, giusto? Mano nella Mano, che è un'associazione benefica molto importante, e andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Allora Cristina, ci puoi spiegare l'associazione Mano nella Mano? Mano nella Mano è un'organizzazione di volontariato nata con un fine davvero semplice, che è quello di aiutare le persone in difficoltà. Abbiamo deciso di farlo utilizzando un mezzo potente che è la cultura, e abbiamo poi scelto di fare cultura con lo sport. Abbiamo potuto mettere in campo progetti davvero meravigliosi di inclusione sociale. Grazie allo sport abbiamo potuto veramente contrastare le discriminazioni e arrivare a quell'uguaglianza che insomma tutti, a partire dai bimbi, meritano. Cristina, ci puoi spiegare le diverse persone, le diverse situazioni sociali che voi affrontate ad aiutare? Diciamo che abbiamo capito nel tempo che lo sport ci aiuta a diventare parte attiva della comunità, perché sostanzialmente ci troviamo accanto a persone che hanno storie innanzitutto diversissime dalle nostre, e ci consentono di capire che appunto, come dicevi tu, c'è una storia dietro ognuno di noi. Abbiamo, a volte lavoriamo con dei bambini che purtroppo hanno situazioni difficili, genitori che non vedono da anni per molti motivi e si sentono tra virgolette soli. Lo sport li accomuna. Sport vuol dire appunto unire le persone, vuol dire vivere insieme una storia nuova. Questo è insomma il succo di tutto. Puoi dire ai nostri amici dove trovarvi, come aiutarvi, come magari donare qualcosa alla vostra associazione? Potete aiutarci sicuramente seguendoci. Abbiamo una pagina social, Facebook, Instagram, dove pubblichiamo tutte le nostre iniziative e anche le nostre richieste di aiuto, e devo dire sono richieste che vengono accolte sempre con entusiasmo e con molta solidarietà, quindi grazie davvero. Come si chiamano queste pagine? Mano nella Mano Salerno, su Facebook e anche su Instagram. E poi abbiamo un sito in costruzione che è manonellamanosalerno.it.